Formula One, la più grande competizione. Vetture progettate dai migliori ingegneri. Guidate al limite e oltre dai piloti più veloci. Scuderie che vincono e perdono. I piloti vanno e vengono, ma il passato vive per sempre. Gareggiare in circuiti da leggenda, dove una frazione di secondo decide chi trionfa e chi viene sconfitto, dove la vittoria emerge all'ultimo istante. Qui si scrive la storia. Questa è Formula One. Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale e bentornati su Formula 1. Siamo benvenuti finalmente a Formula 1 2013. Esatto, precisamente. Siamo con Formula 1 2013 finalmente, ragazzi. Allora, lo aspettavo da tanto. Abbiamo visto tantissimi video su Formula 1 2012, ero curiosissimo di vedere questo 2013, penso e spero anche voi. Come chi segue anche la pagina Facebook, chi non la segue, link in descrizione, ha visto che ho preso la Classic Edition. Cosa allora, aspetta, prima che riparte questa presentazione, tra l'altro bellissima, ho preso la Classic Edition e infatti sarà questa la prima cosa che andremo a vedere, perché è la cosa più importante, cioè la cosa che mi ha fatto comprare Formula 1 in questa versione al day one, perché sinceramente non le auto classiche degli anni 80 e 70 che ci sono in questa versione non potevo non prenderla. Ok, cioè questa cosa che devi entrare in, a parte che sono già connesso, però non mi lascia perplesso per usufruire delle funzionalità del Formula 1 2013, presumo solo quello online, spero quello online. Io ragazzi non ho fatto assolutamente niente, quindi iniziamo insieme. Infatti come vedete non ho fatto neanche la prova, il test dei giovani piloti, avevo solo avviato il gioco e provato a vedere Formula 1 Classic se mi aveva installato i contenuti aggiuntivi, perché c'erano da installare, da scaricare dal PlayStation Network tramite un codice, e li andiamo a vedere subito. Allora, come prima cosa vi faccio vedere che, allora, come detto non ho fatto il test giovani piloti, tra l'altro avendo il salvataggio di Formula 1 2012 mi ha detto che potevo salvare la prima, saltare la prima giornata del test giovani piloti e fare direttamente dalla seconda, però vabbè, poi me li farò io il test per giovani piloti, non credo lo riproporrò perché tanto ormai è identico a quello del 2012 che abbiamo già visto, quindi c'è poco da vedere. Allora, per quanto riguarda la difficoltà, io ho messo la difficoltà la penultima, cioè non la più difficile ma quella difficile dovrebbe essere, non lo so. E per quanto riguarda l'impostazione, vabbè, comandi di guida e il volante ho lasciato quelli che erano, invece per le difficoltà ho cambiato qualcosina, perché andiamo a vedere. Allora, io avevo messo, cioè leggenda, esperto, avevo messo esperto, poi c'è difficile, non è vero, avevo messo difficile, facile, medio, difficile, ok, difficile sarebbe professionista dello scorso anno, esperto è la nuova difficoltà, quella che è tra leggenda e professionista della scorsa edizione, perché effettivamente c'era un balzo un po' troppo acuto. Io ho messo difficile, che quindi è come professionista della scorsa stagione, partiremo direttamente così, però naturalmente faccio qualche piccola modifica, cioè servofreno no, ABS sì, vabbè ce lo lascia, controllo trazione medio lo lasciamo così, la traiettoria come sempre io la rimetto su solo curve, ragazzi, perché almeno impariamo un po' i tracciati, così per non fare... ancora non li conosco bene, più o meno, a parte qualcuno, però la traiettoria solo curve è l'unica cosa che cambierei, perché per il resto manuale con suggerimenti io partirei direttamente con il cambio manuale, così proprio random, cercando di non fare danni. Assistenza sosta, proviamo a mettere no, magari investiamo i meccanici, ma che ce ne fregano. Parco chiuso, sì, non so, opzioni simulazione, sì, regolamento bandiere ridotti. Ma io metterei anche realistici.
attimo realistici. Simulazioni di vettura complete, ci siamo. Livello di difficoltà è a professionista, cioè come detto professionista, esperto e leggenda. Mettiamo professionista, che comunque come prima cosa potrebbe andare bene. Poi vediamo, flashback, ecco, magari flashback qualcuno in più, 4. Quindi partiamo con questa difficoltà personalizzata. Stiamo facendo a professionista, a parte alcune piccole modifiche, bandiere elevate, mentre il resto, la traiettoria. Partiamo subito col cambio manuale, quindi spero che sia... dovrebbe essere abbastanza simile al 2012, quindi spero che ormai ci abbiamo fatto un po' la mano, quindi spero di non schiantarmi. Vabbè, comunque andiamo a vedere subito la modalità classica. La prima cosa che dobbiamo vedere è la modalità classica, poi partiamo con tutte le altre modalità. Il campionato faremo sia la carriera che la sfida campionato, faremo tutte e due. Domenica sempre, poi vediamo per le giornate, adesso ci regoliamo un attimo, ma sarà interattiva come lo scorso anno, quella, soprattutto la modalità sfida campionato, sarete voi a scegliere le categorie, ma poi lo vedremo. Intanto partiamo con questa, io sono curiosissimo ragazzi perché è veramente uno spettacolo. Allora c'è gran premio, prova a tempo, contro tempo, modalità scenario. Allora partiamo con un gran premio random, cioè, io non so se a voi piacciono le auto tra virgolette d'epoca, vecchia, la Formula 1, ma sono spettacolari. Ci sono anni 80 e anni 90. Io partirei con gli anni 80. Vediamo che auto ci sono. Williams dell'80, Lotus dell'86, quella di Senna. Williams 88, Lotus 88, Ferrari 88. E basta, queste sono quelle degli anni 80. Allora, vabbè, a questo punto direi quasi di provare la Ferrari, dai. Proviamo la Ferrari. Andiamo con la Ferrari, o Schumi o Berger. Vabbè, questo è il pilota leggendario della scuderia e il pilota originale, hanno fatto così per i vecchi team. Io direi, vabbè, partiamo con quello originale, andiamo con Berger, Gerhard. Visuale unità TV, no, che è solo gara, fammi vedere un po', non posso fare nient'altro. Quello è corto, ok. Personalizzato è quello mio, impostazioni meteo dinamico, cioè speriamo che non piova magari. E partiamo. Allora, Erez, vediamo le piste. Erez, Brands Hatch, bellissimo Brands Hatch. E Estoril, bella anche Estoril. E Imola, io amo Imola. Ne possiamo fare anche più di una. Ma no, facciamo questa, poi magari cambieremo Ferrari su Imola. Cioè, il top. Imola è una delle piste che mi piace di più del... a livello motoristico, soprattutto se la vecchia Imola, quella senza la S al tamburello. Che altro dire? Vabbè ragazzi, adesso vedremo prima cosa com'è la guidabilità delle auto classiche. Allora vi dico subito che le auto classiche, come detto, sono quelle che mi piacciono di più, ma adesso andremo a vedere perché, come detto, non ho provato. È una cosa particolare, è che la guidabilità delle auto, a detta degli sviluppatori, di chi l'ha provato, delle recensioni eccetera, è molto non dico fedele, però comunque molto diversa tra le auto storiche e quelle attuali. E quelle storiche sono veramente molto, ma molto difficili da guidare, quindi potremmo fare veramente dei danni. Questo assetto stabile e bilanciato offre buona velocità massima e carico aerodinamico, piuttosto aggressivo, ma qui non ci sono grandi rettilinee, quindi andrei con questo qui. Potremmo anche abbassarlo. Assetto offre un maggior carico, bilancia, io direi di sì, tanto comunque va bene questo. Pneumatici morbidi, ok, qualifiche. Ma beh, il cambio manuale è questo qui, perché ho visto anche nelle opzioni non si può usare questo qui. Magari per le auto anni 80 avevano quello avanti e dietro come realistico, tra virgolette, però dobbiamo usare per forza quello al volante. Vabbè, proviamo. Cioè ci butta direttamente così, un po' di prove libere, no? Ah, ok, stavo vedendo, maledizione. Ok, già abbiamo perso milioni di anni. Va bene. Mamma mia che spettacolo. Ok, partiamo su. Beh, perfetto. Allora, aspetta, no, prima facciamoci un giro così, perché giustamente forse era meglio fare tipo prove libere, cioè no prove libere, ma come si chiama? Cronometro, per vedere un po' com'è la pista, perché effettivamente c'è da far partire poi subito
senza aver fatto neanche il test giovani piloti, non la vedo un po' male, però. Mamma mia, che spettacolo. Ok, è improponibile guidarla, però va bene così. Ci proveremo, ci proveremo. Merda, merda. Sì, poi con il volante è ancora più difficile, perché a parte che forse c'è da regolare qualcosa con il volante, io non ho ancora cambiato niente, quindi effettivamente magari c'è qualcosa da regolare. Ma noi andremo con i controsterzi. Spero che ci possa far rifare le prove lì, le qualifiche, perché attenzione, questa curva è sempre stata molto ma molto difficile. Cioè, la stiamo facendo tutta realisticamente guidando, ma va bene, va bene. Allora, come vedete c'è il merda. No, dimmi che me lo fai rifare. Dove siamo? Ultimi, vabbè, era prevedibile. Solo 10 siamo, come mai? Siamo 10, vabbè, abbiamo fatto ultimi, ma adesso ricominciamo la sessione. Riproviamo, come vedete c'era il manometro del turbo. Vuoi cominciare la sessione? Sì, perché all'epoca c'era il turbo in quest'auto e nella Lotus, quella gialla. Erano le prime due che hanno iniziato a mettere il turbo. Bellissimo, anche se si sente un pochino. Sì, scendiamo in pista, va bene così. Magari devo, come detto, devo farci un po' la pratica, ma se c'erano le prove libere sarebbe stato meglio. Devo dire che vedremo poi con questa modalità classica se l'hanno implementata bene o se solo questi sprazzi così di coso, perché effettivamente mi aspettavo magari almeno più piste, cioè 4 piste. Mi sembra un po' risicata come cosa. No, un momento di concentrazione. La Ferrari all'epoca faceva cagare, quindi peggio di come fa adesso. Vedete che un po' di fiducia. Anche se c'è Schumi che va a bomba, però va molto a bomba. Si va molto di controsterzo e è un tipo di guida che mi piace, però è un tipo di guida che ti può portare facilmente a rigirarti, quindi è molto rischioso. Ok, non siamo estremamente competitivi, eh. Merda. Vabbè, dove siamo? Quinti, quinti. Dai, meglio di niente. F1 87 88C. Bellissima. Andiamo, prosegui, sì. Proviamo a fare adesso la gara. Vediamo se andrà abbastanza bene. Spero di riuscire a fare magari un altro GP per questo video introduttivo. Magari ne faremo solo uno, non lo so. Vediamo un attimo come riusciamo a organizzarci. Magari faccio questo anni 80 e poi ne farò un altro anni 90. Mi sarebbe piaciuto anche gli anni 70, maledizione, però non ce li hanno messi. E vabbè, anche perché per mantenere il video non troppo lungo, magari questo uscirà un po' più lungo perché abbiamo dovuto riprovare un po'. Poi come detto, questi questi primi video li farò uno di seguito all'altro. Poi pian piano giustamente dovremo un po' provare il gioco, iniziare a farci la mano, perché adesso, cioè, parto così subito. Poi ho scelto giustamente le auto più difficili da guidare perché ci piace così, ci piace una cosa difficile, mica vai, facciamo salire il turbo, facciamo salire il turbo. Naturalmente non c'è Kerze DRS, direi. Senti come sgomma. Mamma mia, spettacolo. Oh, scusa, scusa Andretti, scusa.
Oh, no, vabbè, ma se mi tamponate pure i figli di mula. Guarda, guarda, guarda. Ok, è improponibile, è improponibile. Scusate, Monil, abbi pazienza. Merda. Ok, abbiamo iniziato a perdere tutto subito. Va bene, va bene. Bellissimo comunque. Come vedete c'è anche il filtro video del... per invecchiare, diciamo, la... la cosa. Non... forse si può anche togliere, non lo so, devo vedere. Oh, merda, che inchiodata. Ecco, il problema è che devo regolare un po' l'audio. Magari lo farò per il prossimo video, perché sento un po' troppo forte il motore degli altri. Senti come schioppetta. Dobbiamo almeno recuperare demoni, dai, maledizione. Scia, scia, che qua funzionava la scia. Alla grande andava. Scia e scintilla. Infatti col controllo trazione a medio è già difficile. Già lasciamo i solchi per terra, quindi. Dai, dai. Chi c'è dietro? Non lo so. Ah, Nakajima. Ok, il livello di difficoltà è abbastanza tostarello. Vabbè, come detto, questo il problema è anche la guidabilità delle auto. Poi magari con... con quelle 2013 sicuramente sarà più facile, perché... l'avevano detto che le auto classiche sono quasi... improponibili da guidare, però... è giusto così. Ma non è vero, non ho causato niente. Si è schiantato sti cazzi. Merda. Ce la faremo a non schiantarci? Ci proviamo. Merda. Ok, stiamo disintegrando le gomme posteriori, come potete vedere. Stiamo facendo dei burnout clamorosi. È cambiato un po' anche il l'HUD. Non posso distrarre troppo perché sennò qua. Prova a cambiare. No. Aspettate. Sentite. Mamma mia, che spettacolo. Cioè l'audio è fantastico delle vecchie auto, senti. Bellissimo. Merda, merda. Ma sì, facciamo tutte le curve così. Addirittura ha vinto Shumi. Non è che avevo detto che la Ferrari andava piano. Ma è Shumi che va forte. Bene. Ok, vabbè ragazzi, a questo punto direi che per il primo video possiamo finirla qui. C'è molto da scoprire in questo Formula 2013, da auto classiche, auto 80-90, varie piste, 2013, le varie modalità che andremo a vedere. Come detto, faremo un campionato, sfida campionato, il campionato normale, quindi quello a stagione che abbiamo visto fino a poco tempo fa nel 2012. La sfida campionato l'avevamo fatta anche l'anno scorso, non so se vi ricordate, era una delle prime cose che avevamo fatto. Vedremo anche qualche GP di questi, ce li faremo, ogni tanto li mischierò insieme agli altri, perché
Le auto classiche sono una gran figata. E quindi noi ragazzi ci vediamo allora con il prossimo video che arriverà molto a breve. Non so se riesco a farlo nello stesso giorno di questo. Vedremo, poi ci regoliamo anche con gli altri. Perché voglio vedere anche le auto degli anni 90. Andremo a vedere quelle, magari le faremo su un'altra pista. E poi inizieremo anche il campionato con la sfida pilota per vedere sfida campionato. E poi faremo normalmente la modalità carriera. La modalità carriera naturalmente prima di farla dovrò farmi la cosa lì, la... al banco di prova, come si chiama, la... me ne sono scordato. Dove minchia era? Modalità, scenario, controtempo? No, non era questo, era la modalità, sempre nella modalità carriera. Test per giovani piloti che non ho fatto per niente, poi me lo dovrò fare, faremo sia la sfida campionato che la sfida carriera, poi chiederò anche a voi le scuderie che potremmo provare ad utilizzare, però prima naturalmente le devo sbloccare con il test per giovani piloti. Vabbè ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando mettete un bel mi piace, iscrivetevi anche alla pagina Facebook per news, e ci vediamo al prossimo con sempre la modalità classica anni 90 e poi inizieremo con le altre sfide. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, un saluto a tutti da Quel Tale Ale.